Diciamo che ti sei riposato un po' per arrivare a mettere giù quel muro lì alla fine per portare la squadra alla finale. Sì, insomma, è stata una partita difficile per me, non ho trovato un ritmo giusto, però sono contenta che la Bianchini è entrata, ha messo l'energia, cattiveria e grinta giusta e che ha fatto un ottimo lavoro. Devo farle tutti i miei complimenti, che ultimamente sta facendo, giocando molto bene. Io ovviamente sono contenta quando questa squadra vince e non ho niente da aggiungere. Speriamo che domani tutte e 12 giocheranno, 13 anzi, giocheranno il meglio possibile e che portiamo a casa sta coppa. Ci conferma il trend delle ultime partite, quando c'è un momento di difficoltà con la panchina, fondamentale l'apporto di chi entra? Sì, sì, sicuramente quando abbiamo difficoltà c'è un'aria nuova da panchina che entra, che ci aiuta e ci dà una mano, come ho detto prima, energia nuova e positiva. Questo è successo anche oggi, ripeto, è una cosa fondamentale, così dà la spinta giusta a tutta la squadra. Cos'ha cambiato quella rimonta nel terzo set sotto 14-8 e 21-16 per poi portare a casa questa bella vittoria? È chiaro che le squadre possono giocare bene e male in un certo momento, è bene nel senso che portano un bel po' di punti di seguito e li fanno e così fanno un stacco, però non è detto che l'altra squadra non si può riprendere e non ci può arrivare se ci crede. Noi abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo portato via quel terzo set, poi si è visto anche il contrario in quarto set, che noi eravamo tanti punti avanti, poi Scandicci ha ripreso e è arrivato anche a pareggiare. Per fortuna noi abbiamo avuto la testa fredda e abbiamo giocato fino alla fine. C'è ancora Conegliano sulla strada verso questa volta il primo titolo di questa nuova società? Beh, sicuramente una squadra che secondo tutti il più completa, più difficile, però c'è una partita da giocare, ce la mettiamo tutta e speriamo a portarci a casa questa coppa che secondo me questa squadra si merita.